Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Prima di conoscere l'ospite di questa sera, guardiamo insieme il sommario della puntata. Oggi, insieme a Giulia Pelucchi, vicepresidente del Municipio 8, ci occuperemo della nuova scuola Viscontini, della rassegna teatrale, di sport e poi di diritti e pari opportunità. Come sempre, questi sono nomi che per noi riassumono un po' il tema, ma guardiamo insieme alla nostra ospite di cosa ci occuperemo nel dettaglio. Benvenuta, grazie di essere con noi, Giulia. Grazie mille a voi. Allora, prima però di lasciarti la parola, ormai lo sai perché siamo noti per essere molto crudeli con il nostro quiz presidenziale, quindi devo sottoporti a questa tortura. La domanda che ti poniamo oggi è: come sono soprannominate le tre torri di City Life? A. Il dritto, il curvo, lo storto. B. Il dritto, la vela, il lungo. C. La vite, la tavola, la curva. No, beh, la so fortunatamente, la risposta è la A, il dritto, il curvo e lo storto. Vediamo allora se è giusta, confermiamo. Spero. Confermiamo. Ecco, meno male. Complimenti, iniziamo come si deve. Allora direi che possiamo parlare quindi della nuova scuola Viscontini. Ti lascio. Sì, allora, grazie, è una tematica alla quale teniamo molto, in generale quella delle scuole. Noi abbiamo tre nuove scuole in costruzione nel nostro municipio. I tempi purtroppo per tutte sono stati molto lunghi perché ognuna delle nuove scuole ha avuto problemi legati alle bonifiche dei terreni. Quindi una volta che si butta giù una scuola a Milano, purtroppo sotto nel terreno si trova di tutto e quindi è necessario fare delle bonifiche molto importanti che allungano ovviamente i tempi. La scuola Viscontini infatti sono parecchi anni che aspettava di essere ricostruita. Finalmente ci siamo, entro fine maggio dovrebbero entrare i bambini e le bambine e poi a settembre ovviamente faremo un'inaugurazione un po' più partecipata anche per il quartiere. Ovviamente ora non ci sembra il caso per via della situazione sanitaria, però è stata una cosa diciamo voluta e su cui il municipio si è speso molto perché davvero a un certo punto sembrava non ci fosse via d'uscita, no? A questo continuo scavare, stavamo arrivando al centro della terra per vedere se fosse ancora inquinato il terreno e abbiamo un po' perso la speranza, ma non abbiamo mollato, abbiamo insistito e finalmente abbiamo questa scuola che è visitabile anche dall'esterno, dal parco di Trenno ed è penso la scuola più bella di Milano senza offendere le altre perché è nuova, tutta in bioedilizia, con un giardino molto grande, è molto grande la scuola stessa e ospiterà una scuola elementare. Comunque quando si tratta di bambini di scuola, insomma, sono due temi, due punti cruciali, quindi ha senso andare a fondo delle questioni. Sì, assolutamente, tra l'altro noi abbiamo anche richiesto maggiori risorse in base al numero di studenti dei vari municipi, perché nel 2016 quando ci siamo insediati ci siamo accorti che le risorse erano equamente distribuite nei nove municipi a prescindere dal numero di studenti e dal numero di scuole. Abbiamo chiesto una revisione di questi criteri che ci è stata accordata e quindi per la manutenzione straordinaria noi ad esempio che siamo uno dei municipi più grandi abbiamo avuto maggiori risorse che stiamo spendendo con tutto quello che comporta appalti e gestione degli appalti pubblici in Italia, dei lavori pubblici, però insomma piano piano stiamo risistemando tante delle nostre scuole. Certo, anche un punto interessante perché l'idea di questo programma è proprio dare la voce ai municipi affinché possano spiegare ai cittadini qual è il lavoro che sta dietro poi ai risultati che uno nella quotidianità vive. E effettivamente magari tu dicevi il tempo, insomma i tempi sono più lunghi, però vale la pena sapere cosa c'è dietro il lavoro, insomma, sì, di preparazione. Sì, no, assolutamente, anzi grazie per questa opportunità, nel senso che noi come municipio ad esempio sul tema dell'edilizia scolastica non abbiamo una competenza diretta, cioè il nostro lavoro si esaurisce nel momento in cui stabiliamo delle priorità di intervento. Poi però tutta la partita legata alle gare, appunto agli appalti eccetera, non la gestiamo noi, quindi la gestisce il Comune di Milano. Credo che a livello nazionale un ragionamento su questo andrebbe fatto perché i tempi sono davvero troppo lunghi. Se si pensa che servono per dei bambini e per delle bambine, no? Sono strutture, a Milano ci sono scuole prevalentemente negli anni 70 e 80 che dovevano durare 10-20 anni e le abbiamo ancora oggi con tutto quello che comporta a livello di strutture, no? E quindi è necessario assolutamente insistere sulla riqualificazione delle scuole e magari dare un occhio anche alle procedure per riuscire a fare i lavori pubblici in Italia, perché davvero io sono rimasta scioccata dalla lungaggine di tutte le
i tempi e quindi la burocrazia che c'è dietro. Sì, ecco, la burocrazia è un termine, insomma, linguisticamente parlando, anche che ha una storia complessa. Ma tra l'altro oggi tocchiamo insieme un po' di temi fondamentali, importanti, insomma, i diritti nell'insieme, che sono l'educazione, il diritto appunto allo sport, ma parliamo anche di teatro, che è un punto cruciale, insomma, ultimamente. Il Covid ci ha dato modo di riflettere un po' su questi temi. Sì, assolutamente. Noi abbiamo da subito voluto essere vicini ai teatri, alle compagnie teatrali del nostro territorio, proprio perché sono tra i settori più colpiti ovviamente dalla pandemia. Abbiamo fatto numerosi incontri l'anno scorso, nonostante i teatri fossero chiusi, dato che hanno riaperto proprio da pochissimo in questi giorni, abbiamo deciso di rifinanziare comunque la nostra rassegna teatrale del Municipio 8 attraverso spettacoli online, che devo dire comunque sono stati molto seguiti perché le persone ci tenevano anche a far sentire la loro vicinanza alle compagnie teatrali del territorio e quindi anche quest'anno adesso usciremo fortunatamente con un bando per le iniziative culturali all'aperto e però in presenza finalmente, ma anche l'anno scorso ci abbiamo tenuto in particolare a rinnovare la nostra rassegna che facciamo tutti gli anni nonostante fosse appunto online. Certo, anche perché appunto bisogna trovare un po' nuovi modi a volte per fruire di tutte le opportunità che si hanno, è anche un modo per conoscere un po' delle alternative diverse. Sì, assolutamente, anzi lo sforzo che hanno fatto diversi mondi, la scuola, la cultura, lo sport, di reinventarsi per rimanere a galla, nel senso che ovviamente le compagnie più piccole, così come le associazioni sportive più piccole, hanno subito più degli altri, evidentemente questo, la pandemia in generale, e si sono reinventate attraverso corsi online, Certo. attraverso modalità diverse, e noi abbiamo voluto esserci, nel senso che, è stato importante, far sentire la nostra presenza anche attraverso contributi economici, perché, alcuni appunto non sono riusciti per varie ragioni ad accedere a quelli dei vari settori e dei vari ministeri e quindi ci sembrava utile farci sentire al loro fianco. Decisamente, anche perché insomma una questione che abbiamo avuto modo di far emergere insomma, durante queste puntate è la seguente, che parlare di teatro, parlare di sport a volte presuppone un unico punto di vista, che è quello di chi lo vive come un divertimento, al di là dell'utilità che comunque anche a livello psicologico penso sia lo sport e il teatro che hanno, e anche aggregative appunto a livello sociale, ma sono poi lavori veri e propri, ci sono persone che vivono di quello e a volte appunto dall'altra parte non si riesce a cogliere questo aspetto che speriamo sia sempre più concreto. Sì, si è dato probabilmente molto per scontato, diciamo, molto per scontati alcuni settori in generale, no? Quindi appunto, come dicevi tu, si è visto solo dalla parte del consumatore, dell'utente finale e mai che cosa c'è dietro. E quindi la scarsa importanza che è stata data da alcuni mondi, cioè l'importanza dello sport in pandemia è venuto completamente a galla, nel senso che tante persone hanno dovuto, anche per scaricare la tensione, lo stress, iniziare a fare attività sportiva anche da sole andando a correre intorno al palazzo di Sì, casa all'inizio, mi ricordo nel primo persone che lockdown. correvano sulle scale, Esatto, persone che tra l'altro. correvano su e giù sulle scale, così come la cultura, cioè il bisogno che c'è stato e di cui ci si è resi conto durante la pandemia, forse ha fatto emergere l'utilità non solo per il consumatore finale, ma anche tutto ciò che c'è dietro e quindi che cosa comporta, diciamo, a livello di lavoratori e di impegno anche in questi settori che venivano semplicemente, secondo me, dati per scontati, quindi non oggetto di Sì, particolari riflessioni. esatto. Anzi, speriamo che il conoscersi e conoscere meglio sia un modo anche per valorizzare e apprezzare di più, cioè capire che comunque ci sono lavori, la cui, anzi, diciamo tutti, i lavori non sono fine a se stessi, ma hanno un'utilità anche per gli altri. Quindi l'idea di vivere in una società è anche questo, uno scambio bilaterale, ecco, continuo, quindi vale per lo sport, per la cultura, vale per la sanità, vale un po' insomma per tutto. Assolutamente, sì. Ridefinire le priorità dopo quest'anno e mezzo è il minimo che possiamo fare. Decisamente. Adesso però vediamo se la vicepresidente Pelucchi si intende di cucina, perché anche i ristoratori, insomma, hanno un ruolo importante nella riflessione per una società migliore. Ma noi la viviamo in chiave un po' più ludica. Vediamo se con la nostra top 5, anche voi da casa, vi rendete conto di conoscere abbastanza oppure no la cultura milanese. Oggi la domanda che vi poniamo è: i piatti tipici milanesi, escluso il sushi.
Quindi interrogatevi, vediamo insieme se avete un'idea, insomma, di quelle che sono le 5 più portate principali. Alla posizione numero 5 vi proponiamo il bollito misto. Come la vede? Bollito misto, sì, non mi fa particolarmente impazzire, ma bene, bene, io sono milanese, nata a Milano e mi piace molto il bollito misto. Posso dire da torinese che il bollito misto però lo condividiamo, anche il nostro è piuttosto famoso. Andiamo alla posizione numero 4. Ah, rustinnegà, spero che la pronuncia sia corretta. Sono arrosticini annegati, mi dicono dalla regia. Devo confessare che questi neanche mia nonna mi aiuta perché non li ho mai sentiti. Bene, quindi voi da casa magari ci sapete aiutare, passateci qualche ricetta così la faremo insieme all'11P8, tutti insieme per colmare questa lacuna. Ma la posizione numero 3, la faccenda si fa dura, abbiamo il risotto alla milanese, Vabbè, un grande questo. classico, anche con l'ossobuco buonissimo, e uno dei miei piatti preferiti. Ok, allora con questo l'abbiamo conquistata. Sì, Andiamo alla assolutamente. posizione numero 2. La cotoletta. La cotoletta è un grande classico. Un altro grande classico, sì, molto, molto buona. Io tra l'altro sto cercando di mangiare, ridurre drasticamente il consumo di carne e pesce, quindi sono un po', mi fate venire un'acquolina in bocca che cercherò di placare. Devo dire che anch'io quest'anno ho portato varie riflessioni, tra cui questa, quindi siamo Quindi d'accordo. buona, buonissima, Però però. diamo una piccola curiosità storica, che la cotoletta ce la conteniamo con gli austriaci, insomma, con i viennesi in particolare, la Wiener Schnitzel. C'è un po' l'idea che non si sa chi l'abbia fatta prima, e ci sono ancora addirittura voci secondo le quali la cotoletta inizialmente fosse anche impanata con qualche pagliuzza d'oro da parte dei ricchi e benestanti. Però questo, insomma, non possiamo verificare, ma vi lasciamo un po' il dubbio. Passiamo alla prima posizione, il piatto quindi più tipico, eccolo, l'ossobuco, che prima ci ha menzionato, perché si può anche mangiare in varietà col risotto. Sì, assolutamente. Tanti ristoranti, visto che parliamo di ristorazione, propongono proprio risotto alla milanese accompagnato dall'ossobuco, un piatto molto 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 buono. Però, come dicevamo prima, cercheremo di mangiare solo il risotto Però al diamo momento. così allora un'idea a chi ci sta seguendo per andare a controllare quali sono i ristoranti che propongono il menù tipico milanese. Provate tutto e fateci anche voi una top 5 preferita. Adesso però dobbiamo lasciare la nostra top 5 e guardiamo insieme, abbiamo ancora altri due temi da approfondire, uno di questi è lo sport. Sì, lo sport è altro settore particolarmente colpito in questa fase di pandemia. Come dicevo prima, abbiamo cercato di erogare dei contributi anche a questo settore, anche semplicemente a volte ascoltarli, no? Quindi capire quali fossero le esigenze. Sono tutte realtà quelle territoriali che hanno dato una grossa mano l'anno scorso, ad esempio nella realizzazione dei centri estivi, quando ancora appunto le scuole erano rimaste chiuse, non si sapeva come ci si sarebbe organizzati e devo dire che varie realtà sportive hanno messo a disposizione i loro campi per ospitare i ragazzi, i bambini che per la prima volta tornavano a vedersi dopo mesi. Quindi noi diciamo in questa fase siamo stati insieme al Comune di Milano che poi ha dovuto anche vagliare i vari progetti al fianco delle realtà sportive. Adesso stiamo diciamo facendo qualcosa di innovativo, cioè un open day delle realtà sportive del territorio che si svolgerà a settembre. Lo facciamo perché crediamo che sia molto importante dare un po' di speranza e di fiducia rispetto alla ripresa anche di questo settore. E quindi vorremmo semplicemente organizzare dei momenti nei vari quartieri, in base a dove queste realtà sportive operano, delle giornate aperte in cui chi abita in quel quartiere può scendere e vedere che offerta sportiva, di solito si parla di offerta formativa, Esatto, questo e noi è interessante. abbiamo, tra l'altro abbiamo fatto anche gli open day delle scuole superiori del nostro municipio, però in questo caso ci piaceva anche portare l'offerta sportiva dei vari quartieri e del territorio. È una proposta che è stata accolta molto, molto bene dalle associazioni, quindi stiamo lavorando, proprio domani sera ci incontreremo ancora per iniziare un attimo ad organizzare il tutto, però questo è un primo segnale importante. L'altro segnale più piccolo però di ripresa è che faremo la seconda edizione del nostro torneo di ping pong il 5-6 giugno, quindi se c'è qualcuno che ci ascolta e che si vuole iscrivere sulla nostra pagina Facebook Municipio 8 Comune di Milano può trovare
Potrei la pensarci. locandina, assolutamente, anzi chiediamo assolutamente la partecipazione femminile, perché anche l'anno scorso pochissime donne iscritte sia negli over 14 che negli under, e voglio dire perché non c'è ragione, no, per anzi, cui le donne non facciano, non poi, giochino ping pong. Se vale l'idea, per cui insomma il gioco è anche bello perché è condiviso, basta provare, insomma non ho detto che si debba vincere per forza. Assolutamente. Posso iscrivermi poi comunque insomma andare male, no? Esatto. Me lo confermo. Ecco, comunque sì, è comunque un momento per divertirsi, stare insieme, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, certo, e le disposizioni. Però donne vi aspettiamo, che c'è bisogno. Anche perché insomma lei è assessora e sportiva, cioè, io sì, dicevo prima, l'ho conosciuta in occasione appunto di un programma sempre di Milano News, parlava di sport, vedo sulle pagine Instagram che comunque ha ripreso. Com'è la ripresa? Giocare, far praticare sport dopo tanto tempo di fermo comunque? Allora, io adesso ho ripreso il tennis, però giocavo a calcio, e su questo invece sono, bisogna un po' capire gli impegni futuri come saranno, per capire se riuscirò a continuare o meno. Ma l'entusiasmo c'è, cioè, ovviamente anche un po' di paura, perché ovviamente non siamo come i grandi club, quindi tamponati, eccetera, perciò un po' di preoccupazione c'è, però c'è anche da dire che gli scienziati ci dicono che all'aperto le percentuali di possibilità di contagiarsi si riducono drasticamente, quindi speriamo che insomma questo possa aiutare la ripresa un po' più in sicurezza e senza fare cavolate. Quindi provate a vincere la paura anche voi, iniziate con il ping pong 5-6 giorni. Esatto, insomma, ping pong, cioè, occasione. Esatto, è singolo, non c'è contatto, contrasti fisici con e poi, gli avversari. Contrariamente a quanto si pensa, in realtà metti in movimento tutto il corpo, perché ho imparato a giocare con un ragazzo colombiano che vinse i campionati appunto in Colombia, e mi spiegava l'importanza anche della posizione delle gambe, quindi da valutare come assolutamente, cioè praticato correttamente è veramente molto... Alla sua utilità. Sì, sì, sì. Bene, molto, molto interessante. Invece abbiamo un altro tema che noi teniamo per ultimo, direi, se abbiamo concluso con lo sport, però mi dica lei. Sì, diciamo che c'è una cosa importante che abbiamo fatto, sì, in questo tempo, che riguarda la carta dei valori dello sport al femminile, nel senso che siamo stati il primo municipio in città a sottoscrivere questa carta, ripresa dal Comune di Bologna. È una carta che innanzitutto definisce una cosa fondamentale, cioè che non esistono sport da maschi e sport da femmine. Io poi, giocando a calcio, diciamo, ho vissuto in questo stereotipo tutta la vita, quindi diciamo, cerca di distruggere un po' alcuni preconcetti, alcuni stereotipi legati al tipo di sport, se sono più per uomini, per donne. Quindi dicendo che tutti i generi possono praticare tutti gli sport, e poi diciamo punta a monitorare sul territorio l'accesso da parte delle nostre realtà sportive alle donne, l'accesso alla pratica sportiva. Cioè, cosa vuol dire? Si cerca di seguire i percorsi delle atlete che abbiamo sul nostro territorio per capire se insomma riescono a proseguire nella loro attività senza subire alcun tipo di discriminazione, piuttosto che di insomma di pressione di scelta poi nella vita, non la classica scelta delle atlete, così come sul lavoro, certo, donne, la famiglia allo sport, la famiglia al lavoro, insomma. Questo è un po' il tema, e poi introduce un premio annuale che si chiama Lo Sport è Donna, per cui verrà annualmente premiata un atleta, una dirigente, insomma una donna che ha contribuito a mettere in risalto e dare valore allo sport al femminile all'interno del nostro territorio. Anche perché parliamo spesso di inclusione, inclusione vuol dire anche questo, cioè saper riflettere su quelle che sono le parti, insomma gli elementi della nostra società che devono cambiare, devono evolversi. E chi meglio di una donna può capire effettivamente qual è la sua posizione relativamente allo sport, relativamente alla vita anche privata? Questo è un tema sicuramente molto interessante. Sì, anche perché diciamo che in tutte queste battaglie noi donne vogliamo al nostro fianco certamente gli uomini, però è anche bene che ci ascoltino prima di prendere una posizione, perché come dicevi, chi meglio di noi, così come chi meglio di chi subisce discriminazioni, può raccontarti che cosa vuol dire essere discriminato e perché si sente così.
E poi allora tu ci puoi essere accanto, no? Però non puoi, secondo me, arrogarti il diritto di credere, di sapere esattamente come ci si sente e di che cosa abbiamo bisogno. Esatto, puoi volermi ascoltare, possiamo voler condividere una sensazione, cercare di manifestarla, di spiegarla. Però ecco, ultimamente tra l'altro sono venute fuori molte notizie anche di sportive che hanno avuto appunto problemi con le società per decisione di maternità. Ecco, sempre più ecco, includere tutte le volontà appunto di chi vive, chi fa la società è una questione cruciale. Capire che a volte non è questione di scelta, ma è questione di dare delle opportunità. Sì, assolutamente. Io ritengo che il famoso concetto di parità si possa declinare in vari modi. Tra l'altro, allegato a questa carta dei valori, c'era una richiesta da parte del Consiglio di Municipio diciamo garantire la parità negli eventi alle donne. Perché? Perché spesso vediamo questi eventi dove tipicamente si parla di tematiche, non so, economiche, imprenditoriali, eccetera, dove c'è un elenco, una spatafiata di uomini che interverranno e magari poi piazzano una donna moderare, sì, così. No? Così per dire la quota ce la metto. Però in realtà non è una vera parità questa. E quindi partire anche da lì, noi come istituzione, dicendo finanzieremo, saremo, insomma, daremo, concederemo il patrocinio alle realtà che nei loro panel dimostreranno una giusta partecipazione di entrambi i sessi, ci sembra un passo avanti, perché evidentemente anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Assolutamente, grazie per questa riflessione che tra l'altro ci conduce direttamente a quello che è il nostro tema conclusivo. Oggi abbiamo modo di toccare punti interessanti, importanti e speriamo di darvi anche riflessioni ulteriori che appunto riguarda quello che sono il diritto e le pari opportunità, però lascio la parola. Allora, su questo tema, appunto, sulle pari opportunità, diciamo che ultimamente le cose di cui ci siamo occupati sono proprio sia la carta dei valori dello sport al femminile, sia la presenza negli eventi delle donne, di qualunque tema si tratti, insomma. Invece, per quanto riguarda la parte più legata ai diritti, adesso è proprio tema caldo di questi giorni, anzi di queste settimane, il disegno di legge Zan. Come municipio 8, anzi come giunta del municipio 8, abbiamo deciso diciamo dare il nostro sostegno attraverso una delibera e attraverso l'esposizione della bandiera arcobaleno a partire dal 17 di maggio, che è la giornata internazionale contro l'omo-bilesbo-transfobia. In Italia non è una giornata riconosciuta, anche se poi di fatto anche il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio spesso si esprimono su questo tema in quel giorno, però di fatto non è riconosciuta da nessuna norma, e cosa appunto che è citata nel DDL Zan, che prevederebbe l'istituzione di questa giornata. A partire quindi dal 17 maggio esporremo la bandiera, come peraltro facciamo tutti gli anni in sostegno del Gay Pride di Milano, e insieme a questa iniziativa abbiamo l'anno scorso deciso di dipingere 10 panchine, una per quartiere, con i colori della bandiera arcobaleno, per dare il nostro sostegno alla comunità LGBT più vittima di discriminazione. Quindi su questi temi vogliamo, anche se non strettamente di nostra competenza, vogliamo comunque fare la nostra parte, proprio perché lo riteniamo molto fondamentale. Anzi, un buon messaggio, perché in realtà tutti possiamo fare la nostra parte. Si smuove sempre dal basso, no? Quelli che poi sono i cambiamenti che possono essere poi istituzionalizzati. Sì, esatto. Io dico sempre, quando ricevo anche delle segnalazioni su Facebook dai cittadini, vedo nei gruppi di quartiere, non so, mettono la foto dell'immondizia, no? Io dico sempre, capisco che segnalare su Facebook sia la cosa più semplice, però cerchiamo di far arrivare la segnalazione al posto giusto. Quindi esistono dei numeri verdi, AMSA ha una mail a cui rivolgersi, così come noi politici e diciamo comunque amministratori locali più che politici abbiamo delle mail istituzionali a cui mandare queste segnalazioni. E questo perché? Perché io credo, ed è il motivo poi per cui io mi sono candidata 5 anni fa in Municipio 8, io vorrei cambiare delle cose, no? E per cambiarle cerco di fare la mia parte. Poi ho deciso di farla così, non tutti si devono candidare, però comunque ogni piccolo passo, piccolo gesto fatto dal singolo cittadino può cambiare le cose.
Cioè, vedere uno che butta per terra un pezzo di carta, io gli dico qualcosa, mi sento in dovere di dirglielo e magari quella persona la prossima volta ci penserà due volte. Lo stesso ovviamente su un macro tema, un filino più, Impegnativo diciamo, anche. impegnativo, è ovviamente sul tema dei diritti. Io ho apprezzato molto il discorso di Fedez, come apprezzo il discorso di chiunque, ad esempio quello di Michele Bravi, che è passato ovviamente in secondo piano, vista tutta la polemica che c'è stata, che sostanzialmente si è permesso di dire a Pio e Amedeo, che invece erano Sì. intervenuti su Canale 5, che le parole sono importanti. Ecco, questo lo credo anch'io. Chiunque del mondo civile, che sia famoso o meno, voglia dare un contributo per dare più diritti a chi non ne ha e non toglierne a nessuno, evidentemente, diciamo, può avere solo la mia stima e la mia approvazione, perché sono battaglie da portare avanti, perché non sono opinioni, ma sono diritti, che è una cosa molto diversa. Assolutamente, anzi, purtroppo noi dobbiamo salutarci, però abbiamo dato uno spazio, insomma, importante a un tema che è fondamentale, perché non è appunto un tema di cui si parla che crea notizia, ma deve essere una riflessione che parte dai piccoli passi, parte anche dai bambini a scuola, perché le parole sono importanti e per questo vanno considerate a volte anche come arma a doppio taglio, impararle ad usare, usarle nel modo giusto, con i toni giusti, e far sì che possano portare una riflessione fruttuosa. Grazie, Assolutamente, le parole sono importanti. la ringraziamo Assessora Giulia Pelucchi per i temi che Grazie. ci ha portato, per la possibilità di ampio respiro anche di riflessione che ci ha offerto. Speriamo di rivederci presto con altri argomenti sicuramente molto Grazie interessanti. mille a voi e buona giornata a tutti. Ringraziamo anche voi che ci seguite da casa, ci vediamo ogni martedì e giovedì alle 19:30 su Facebook e sulle nostre altre pagine. Buona serata.